Ci sono paradossi come i diritti civili, per esempio, delle donne che riguardano una maggioranza, pur essendo... Sì, quello è un altro. Lì c'è una, nel libro, come ha potuto vedere, cioè, faccio anche i miei conti con quella grande emergenza che è partita senza dubbio anch'essa dal 68, ma poi si è sviluppata soprattutto negli anni 70 e 80, che è il femminismo. Che il pensiero della differenza ne parla molto. Perché quando ho accolto nel femminismo questa rivendicazione della categoria della differenza, sono rimasto veramente entusiasmato, perché la differenza non solo nel campo, insomma, di genere, ma anche nel campo politico è una cosa fondamentale. Noi dobbiamo sempre rivendicare le differenze e fare in modo che le differenze vengano garantite nella loro identità, ogni volta che si presentano, in qualsiasi luogo e tempo si presentino.